Il conducente dell'auto che intorno alle 4 di giovedì ha investito tre giovani sul lungomare di Marina di Pietrasanta nei pressi di una discoteca che attraversavano a piedi sulle strisce pedonali mentre pioveva, ferendoli gravemente, si era allontanato, però si è costituito nella mattinata. Era braccato dagli agenti della Polstrada di Lucca che, coordinati dalla Procura usando i tradizionali metodi investigativi, aveva raccolto alcuni indizi risalendo poi al veicolo, una Seat Leon grigia e alla sua targa. Si tratta di un 31enne italiano nato in Germania ma che vive a Lucca. Non avendo scampo si è presentato con l'avvocato e carabinieri di Lucca che hanno informato la Polstrada. Adesso i poliziotti coordinati dalla Procura stanno effettuando alcuni accertamenti per chiarire meglio la dinamica. I feriti sono una ragazza di 19 anni nata a Nuoro, residente in Sardegna. Dopo essere stata portata all'ospedale Versilia in codice rosso è stata trasferita all'ospedale di Cisanello ed è grave. Ha riportato un trauma cranico toracico e agli arti. Hanno 19 anni gli altri due studenti universitari a Pisa rimasti coinvolti nell'incidente. Uno è un pugliese di Ostuni, in provincia di Brindisi, che è ricoverato in codice rosso presso l'ospedale di Livorno, dove è stato trasportato dopo gli accertamenti al Versilia. Ha riportato un trauma cranico e dovrà essere sottoposto a intervento chirurgico. L'altro ragazzo, anche lui 19enne, è un marchigiano, originario di Macerata e abitante a Camerino. È ricoverato in terapia intensiva all'ospedale Versilia. Sul posto, oltre alla Polstrada, sono intervenute le automediche da Camaiore e Querceta e le ambulanze da Lido di Camaiore, Marina di Pietrasanta e Forte dei Marmi.